7.000 firme per salvare il pronto soccorso di Morbegno. City Angels, si cercano custodi per la città. Festa paesana, domenica in allegria a Valfurva. Francesca Dego e il suo violino protagonisti al teatro sociale. E poi lo sport, Letizia Mottalli, il futuro rosa della mountain bike. Queste le notizie di oggi di Telesondrio News. Benvenuti. Buonasera e benvenuti alla nuova edizione del nostro telegiornale. Apriamo con una notizia appena giunta in redazione. Paura sulla statale 38, teatro di un sinistro avvenuto intorno alle 17.55. Un frontale tra due auto che si sono scontrate poco dopo il cavalcavia presso Berbenno, in direzione Morbegno, ha coinvolto diverse persone. Nonostante la dinamica dell'urto, non ci sarebbero feriti gravi. Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco per soccorrere gli occupanti delle autovetture e permettere la ripresa della normale circolazione dell'area. Boom di adesioni per la raccolta firme per salvare il pronto soccorso di Morbegno. Non si ferma la lotta del comitato Salviamo la Sanità Alpina, sorto per opporsi al progetto che intenderebbe trasformare il pronto soccorso di Morbegno in un punto di primo intervento. Uno stravolgimento radicale per la realtà della città del Bitto, dove le prestazioni sarebbero garantite solo dalle 8 alle 20, con chiusura notturna, considerato inaccettabile da molti, che hanno scelto di dar vita all'iniziativa, capace sin da subito di ottenere uno straordinario numero di adesioni. La raccolta firme a supporto della battaglia del comitato, al via nella giornata di sabato, in pochi giorni ha raggiunto l'incredibile quota di 7.000 firme. Un risultato importantissimo che sottolinea come l'intera collettività sia pronta a muoversi in maniera compatta per una battaglia fondamentale, come rivela Massimiliano Mainetti che, assieme a Monia Mazzoni, Laura Del Fedele e Luca Vitali, ha dato via al comitato. Ma guardando l'affluenza di firme e quelle che ancora dobbiamo raccogliere, cioè, siamo a un buon punto. Siamo riusciti a far capire alla gente che se chiude il pronto soccorso in Morbegno è finita, anche perché Sondrio non riesce a contenere adesso le persone che arrivano al pronto soccorso, figuriamoci se non c'è più questo di Morbegno, è una cosa disgustosa. Una missione supportata anche dagli amministratori dei comuni della Bassa Valle, che pagherebbero le conseguenze della chiusura del centro di Morbegno. Reduci da un incontro a porte chiuse con i vertici della dirigenza sanitaria, i sindaci sarebbero pronti a sostenere il comitato, che si auspica così di raggiungere le alte sedi istituzionali. I sindaci alla riunione di ieri hanno detto no, non si tocca il pronto soccorso. Quindi sia il comitato che i sindaci stanno lavorando sulla stessa cosa. La nostra speranza è che la nostra voce non resti solamente in provincia di Sondrio, ma che raggiunga, come è successo con i taxisti e altre cose, raggiunga proprio il ministro della salute a Roma. La salvaguardia del pronto soccorso non è l'unico obiettivo del comitato, che lotta anche per il servizio del 118. Morbegno è Morbegno. Attorno a Morbegno abbiamo 25 comuni. Postare un'autoambulanza con un dottore a Nuovo Logno mi sembra una cosa pazzesca, perché uno che sta male a Tartano, ora che arriva il medico sull'autoambulanza, quello può chiamare direttamente le pompe funebri. Per supportare il comitato e partecipare alla raccolta firme, è possibile compilare i moduli a disposizione in numerosi esercizi pubblici della Bassa Valle. I punti di raccolta saranno la cartoleria, la coccinella e la pizzeria Merangi di Morbegno. Inoltre, sabato, dalle 8 alle 17, sarà allestito un punto di raccolta firme presso la centralissima Piazza Sant'Antonio nella città del Bitto. La battaglia del comitato continua anche online, dove all'indirizzo www.change.org/ATS della montagna no alla chiusura del pronto soccorso di Morbegno si potrà garantire il proprio supporto alla causa. Per informazioni è possibile consultare la pagina Facebook Salviamo la Sanità Alpina. Continuano a ritmo serrato i lavori per la realizzazione del viadotto Adda Talamona.
rientranti nell'intervento per la nuova statale 38. Nella giornata di ieri sono stati posizionati gli archi ed entro aprile il viadotto sarà ultimato. Il termine dell'intero cantiere è previsto invece per il mese di dicembre. L'intervento dal valore complessivo di 280 milioni di euro, finanziati per il 60% da Regione Lombardia, Provincia di Sondrio, Bacino Imbrifero Montano e Camera di Commercio di Sondrio, si sviluppa per una lunghezza di quasi 10 chilometri. Una nuova forma di volontariato potrebbe sbarcare nella nostra città. Vediamo i dettagli nel servizio di Elisa Compagnoni. Dei custodi della città che possano proteggere sotto le loro ali chi si trova in situazione di difficoltà. Loro sono i City Angels, volontari la cui mission è quella di poter offrire ausilio a senza tetto e a chi necessiti di aiuto, svolgendo anche attività di prevenzione, contrasto alla criminalità e di presidio del territorio. Il gruppo sorto a Milano ad opera della City Angels Italia Onlus opera ormai in 17 sedi diverse, fra cui a Lugano. E l'intento è quello di poter portare questa realtà anche a Sondrio, come spiegato dalla referente provinciale del progetto Giorgio Nana. Si tratta di un'iniziativa credo nobile di volontariato, il sottoscritto ha preso la responsabilità, ma però assieme ad altre associazioni, la Croce Rossa, la Caritas, il gruppo Alpini, naturalmente non manca la prefettura perché è partita dalla prefettura l'iniziativa, la questura, i carabinieri per dare una mano a chi ha bisogno e per non lasciare nessuno a dormire fuori alla sera, anche in modo particolare adesso d'inverno con il freddo. Numerose le realtà sul territorio che sono state contattate affinché l'iniziativa possa prendere vita, ma perché questo possa accadere è necessario prima di tutto il reclutamento di nuovi angeli. Noi stiamo cercando volontari, credo che attraverso la stampa locale troveranno i numeri di telefono e chi contattare, l'ho già detto prima, tutte le associazioni di volontariato e dare la disponibilità a diventare un angelo della città. Per chiunque voglia avvicinarsi a questo progetto ed avere maggiori informazioni sull'iniziativa, contattare il referente Giorgio Nana all'indirizzo di posta elettronica giorgio.nana@cgl.lombardia.it. Sono 191 i nuclei familiari in provincia sostenuti da Dote Sport, progetto di Regione Lombardia nato per permettere alle famiglie in condizioni economiche meno favorevoli di far praticare un'attività sportiva ai figli in età compresa tra i 6 e i 17 anni. Un contributo finanziario assegnato con un investimento complessivo di 2 milioni di euro attraverso un rimborso compreso tra i 50 e i 200 euro delle spese sostenute per il pagamento di quote di iscrizione e di frequenza di attività sportive della durata di almeno 6 mesi e svolte in Lombardia. La Regione Lombardia non lascia indietro nessuno e con la Dote Sport riusciamo ad aiutare più di 10.000 famiglie che avrebbero corso il rischio di tagliare lo sport ai propri figli, sottolinea l'assessore regionale Antonio Rossi. Sport, divertimento e momenti conviviali al centro della domenica di festa a Valfurva. Sci nordico, alpino e ciaspole. Queste le tre specialità in cui si sono sfidati gli abitanti di Valfurva in occasione della festa paesana, manifestazione che ormai da alcuni anni è diventata un appuntamento fisso per l'intera comunità che si ritrova sulle nevi di Santa Caterina per poter trascorrere una domenica diversa fatta di vero spirito di gruppo. L'importante in questo caso non è stato vincere una medaglia, ma riunirsi insieme al ricordo dei giovani che troppo presto ci hanno lasciato. Il loro ricordo è stata celebrata la Santa Messa con il parroco Don Mario Vagiolo presso la struttura adiacente al centro della fonte, luogo di partenza ed arrivo dell'intera manifestazione. Ad aprile questa speciale domenica la competizione di fondo, nella quale ha primeggiato Matteo Andreola su Alex Andreola e Jael Compagnoni. A seguire la prova di sci alpino, nella quale invece ha avuto la meglio Federico Salvadori davanti a Tiziano Mascherone e Cesare Spreafico. Nessuna classifica per la ciaspolata, che è stata invece solo un modo per camminare insieme lungo il suggestivo percorso dei fiocchi, che affianca la pista di fondo. Oltre 400 le persone che hanno risposto all'appello, presenti poi anche al pranzo comunitario a cura del gruppo delle Penne Nere, che come sempre ha dato il loro contributo per soddisfare ogni commensale con polenta taragna e salsiccia. A rendere indelebile il ricordo di una spettacolare giornata di sole, i tanti momenti in compagnia che fra sport, divertimento e buona tavola hanno permesso di celebrare i valori che uniscono l'intera comunità.
Torna la sfida del Management Game, competizione che coinvolge nella prima fase 81 squadre di 6 istituti superiori del territorio di Lecco e Sondrio per un totale di 322 studenti. L'iniziativa, proposta sul territorio dai giovani imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio, è promossa dal Comitato regionale dei giovani imprenditori di Confindustria Lombardia, è nata per concorrere alla diffusione della cultura di impresa tra gli studenti. Il Management Game è riservato alle classi quinte e chiama gli studenti a chiamarsi nel ruolo di manager, replicando in tutti i suoi aspetti la gestione di un'impresa. A tenere alto il nome della nostra provincia saranno l'ITISENEA Mattei e il Liceo Scientifico Carlo Donegani di Sondrio, l'Istituto Alberti di Bormio e il Liceo Nervi Ferrari di Morbegno. La talentuosissima Francesca Dego si appresta a sbarcare al Teatro Sociale con gli amici della musica e il CID cittadino. Sarà la giovane Francesca Dego la guest star del concerto evento in programma per domenica presso il Teatro Sociale di Sondrio, organizzato dal CID cittadino e dagli amici della musica di Sondalo. Una serata che si preannuncia come un prezioso omaggio a tre mostri sacri della musica tedesca dell'8-900 come Strauss, Brahms e Schumann, attraverso le note della violinista, nome di primo piano del panorama concertistico internazionale. Quasi un ritorno alle origini per Francesca Dego, proprio nel capoluogo valtellinese ha compiuto i suoi studi presso la Scuola Civica di Musica. Un talento riconosciuto a livello internazionale che l'ha portata ad esibirsi sui più prestigiosi palchi mondiali. Una storia da predestinata che l'ha portata a debuttare a soli 7 anni negli Stati Uniti con un concerto di Bach. Diplomatasi al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, si è perfezionata sotto la guida del maestro Salvatore Accardo. Ospite di festival e stagioni concertistiche prestigiose in tutto il mondo, a gennaio 2015 ha suonato alla Camera dei Deputati, evento trasmesso in Mondovisione. Nel giugno dell'anno prima apriva i mondiali in Brasile con un recital al Teatro Municipale di Rio. La solista sarà accompagnata dalla Mannheimer Philharmoniker, ensemble strumentale fondato nel 2009 da Bojan Vinenov, con l'obiettivo di fornire ai migliori talenti una significativa e qualificata opportunità per entrare negli ambienti musicali che contano. Nella stagione 2011-2012 Vinenov e la sua filarmonica hanno fatto un'acclamata tournée in Cina, articolata in ben 13 concerti. Il maestro è anche l'ideatore del progetto Junior Philharmoniker, mirato all'educazione musicale dei giovani. Al centro della serata un repertorio da intenditori che omaggia tre pietre angolari della musica classica europea a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Sul palco del Teatro Sociale, a partire dalle 20.45, verranno eseguiti il celeberrimo Concerto in Re maggiore per violino e orchestra di Brahms, Sogno davanti al camino di Strauss e infine ascolteremo la Quarta Sinfonia in Re minore di Schumann. In occasione della giornata nazionale Mi illumino di meno, in programma per domani, nel centro storico di Chiavenna alcuni spazi commerciali sfitti torneranno ad animarsi per diventare un luogo di incontro per bere insieme un aperitivo e scambiarsi quattro chiacchiere, il tutto all'insegna dell'ecosostenibilità, ossia senza l'ausilio di energia elettrica. L'iniziativa è proposta da alcuni pubblici esercenti e condivisa dall'Associazione Mandamentale di Chiavenna, attiva all'interno dell'Unione CTS e presieduta da Igor Micheroli. L'obiettivo, spiega Micheroli, è quello di dare un segnale di una città dinamica e propositiva che vuole reagire alle difficoltà e di sottolineare il ruolo fondamentale delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, linfa di socializzazione delle nostre comunità e antidoto alla desertificazione dei centri storici. Tengo a precisare che gli aperitivi verranno realizzati privilegiando vini e prodotti del territorio. In particolare, gli aperitivi saranno proposti dalle 19.30 alle 22 in tre grandi spazi commerciali sfitti in via Pedretti e piazza Pestalozzi. All'iniziativa aderiscono 5 locali pubblici di Chiavenna: bar Enoteca Grapperia Micheroli, bar Pestalozzi, caffè Dolzino, bar Povero Diavolo e pub Il Sorel. Un'occasione dunque per far rivivere momentaneamente le vetrine sfitte, nell'auspicio che tornino presto ad essere occupate in modo stabile e duraturo da nuove attività.
È stato rinviato lo sciopero dei treni previsto inizialmente per martedì 28 febbraio e mercoledì 1 marzo. La nuova data dell'agitazione sindacale promossa da CGIL, CISL, UIL, FAST, ORSA, UGL e AISA è prevista a partire dalle 21 del 21 marzo alle 21 del 22 marzo. E ora spazio alle notizie dal mondo dello sport con la nostra Elisa Compagnoni. Lo sport. Buonasera e ben ritrovati con l'appuntamento dedicato allo sport. Questa sera apriamo con la mountain bike. È stata una stagione densa di successi, quella per Letizia Motalli, ma vediamo tutti i dettagli nel servizio. Il movimento ciclistico in provincia è in gran fermento. Nelle ultime stagioni questa realtà è stata in grado di saper sfornare grandi atleti, dal noto Francesco Gavazzi ai recenti Gioele Bertolini e Nicola Bagioni, quest'ultimo passato da pochi mesi al mondo del professionismo fra le file dell'ambizioso team italo-giapponese targato Nippo Vini Fantini, grazie alla grandiosa stagione trascorsa con il team Zalfe Under 23. Ma il mondo delle due ruote valtellinese può vantare anche una grande rappresentante in rosa. Si tratta della giovane grosina Letizia Motalli, vincitrice per ben 3 anni consecutivi, 2014, 2015 e 2016, del titolo italiano di mountain bike. Ora passata anche al ciclocross, recentemente premiata dal Panathon Club di Sondrio in qualità di miglior studente atleta dell'anno 2016. Abbastanza bene per quanto riguarda il mountain bike, mentre il ciclocross ho avuto alcune gare in cui sono stata diciamo abbastanza sfortunata per via di alcuni guasti tecnici, però per il resto diciamo i risultati più importanti sono riuscita a conseguire una vittoria in Coppa Italia e un secondo posto al campionato italiano, subito dietro la 4 volte campionessa italiana di ciclocross. Tesserata per l'Alpine Bike Sondrio, la 15enne di Grosio, studentessa al liceo scientifico, ha già messo in chiaro gli obiettivi per la stagione 2017. Beh, sicuramente mantenere gli stessi risultati dell'anno scorso in cui ho vinto tutte le gare di mountain bike e vabbè, soprattutto cercare di mantenere il titolo italiano. Traguardi ambiziosi che Letizia inseguirà con determinazione e caparbietà in sella alla sua fedele due ruote. Ed ora invece passiamo all'atletica. Campionessa europea individuale a squadre nella corsa campestre categoria Master 45 e medaglia d'argento nei 3000 metri indoor. Sono i risultati che vanta in bacheca nella stagione 2016 Cinzia Zugnoni, portacolori del CSI Morvegno e per i quali la FIDAR, in occasione della festa regionale Master, l'ha omaggiata fra i migliori atleti che si sono distinti nell'annata scorsa. E continuiamo sempre a parlare di atletica. Elisa Rovidati di Accessi Morvegno è la vincitrice del trofeo Lombardia Memorial Giuseppe Volpi, la manifestazione regionale a punti intitolata all'indimenticato coach del mezzo fondo. La giovanissima rappresentante dell'atletica valtellinese ha vinto 3 delle 4 prove in programma nella categoria ragazze 2005, aggiudicandosi di conseguenza il titolo. Ottimo risultato anche da parte di Davide Curioni del GP Santi Nuovo Aulonio, che invece ha conquistato il secondo gradino del podio fra i cadetti 2003. E con questo termina l'appuntamento dedicato allo sport e risentirci alla prossima edizione. E con lo sport si conclude il nostro telegiornale. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domani. Buona serata!